Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Mr. Tegel. Oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovo video su PES 2021. Oggi ragazzi siamo qui con il 16° episodio della carriera aleatoria con il Bayern Monaco. Mi raccomando ragazzi, prima di iniziare lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Quindi ragazzi, stando aperto ci troppo in ghiacchio, direi che possiamo subito iniziare leggendo un attimo il rapporto mensile ragazzi e andando avanti con il calendario verso la prossima partita contro l'Inter. Vi farò il trasferimento e continuare ad allenare questa squadra, confermi? Assolutamente. Sì ragazzi, quindi direi che ci vediamo magari, anzi no, non ci vediamo da nessuna parte, continuiamo senza tagliare. Primo giorno di testa di mercato ragazzi, siamo ufficialmente nel gennaio del 2022, siamo ufficialmente nel secondo anno della, anzi più o meno a metà del secondo anno della carriera allenatore del Bayern Monaco. Sono soddisfatto ragazzi di come sta procedendo questa carriera, sono molto, appunto, i risultati stanno arrivando e sono soddisfatto. Se riusciamo a mantenerci a questi livelli raggiungeremo l'obiettivo prefissato, ovvero quello di vincere il campionato, non perdere la concentrazione e quindi non far più avere vittorie. Certo, dare il massimo. Perfetto ragazzi, apriamo il computer con lo schermo già acceso e va bene ragazzi, allora io direi di non perderci magari troppo in chiacchiere. Tanto io con Amsic non ho visto cosa ha fatto, vabbè, comunque mi sa che ha rifiutato. Fammi vedere. Primavera, chi c'è? Pucciarelli, Brucini, Corsi, Pelle! No, vabbè, raga, Pelle! Vabbè, poi questi qua che sinceramente non conosco. Però, raga, Pelle si deve ingaggiare. Io lo ingaggio, Pelle, dopo anche la figura di merda che ha fatto nel 2016. Io lo devo ingaggiare, Pelle. È un idolo, Pelle, veramente. Comunque, Amusic ha rifiutato. E niente, ragazzi. Rendendoci una tutte quante le trattative del rinnovo dei contratti, ragazzi, li accetteremo tutti, tanti milioni, i soldi ci stanno. Cioè abbiamo più budget ingaggi, cioè più budget per i contratti che budget per i trasferimenti. Però vabbè. Comunque ragazzi, allora vorrei acquistare un giocatore con questi, con tutti i soldi che ci abbiamo. Non so chi, ma ve lo svelerò fra poco. Scherzavo ragazzi, non voglio acquistare nessuno, sto benissimo con i giocatori che ho e quindi direi tipo di andare. Di avanzare insomma è la prossima partita contro l'Inter, ci manca poco, dobbiamo assolutamente vincerla se appunto vogliamo vincere il campionato e niente, dobbiamo vincere assolutamente ragazzi il campionato in questa stagione, anche se l'abbiamo già vinto l'anno scorso, però è stato quello della promozione. Ragazzi, allora io avevo in mente, come vi ho già detto mi sa in un altro episodio, di fare un terzo anno, intanto avevo preso per lei, un terzo anno con la carriera con il Bayern Monaco e sarà l'ultimo anno e proveremo ragazzi a fare il triplete. Comunque, tutti quanti ragazzi carichi ovviamente, vediamo qui ragazzi, Graziano Pelé che lo voglio schierare in campo contro l'Inter al posto di Lewandowski, 20 di valutazione in meno, 90-70, però ragazzi me la voglio rischiare così. Queste due sono le divise, queste due sono le formazioni e noi ragazzi ci vediamo in campo. Ragazzi eccoci qui in Buonasera, campo, che siamo pensi allo di questa stadio, nuova non sarà mai quella stagione prima di una dell'Inter. giornata in cui il Quello tifoso dentro, ragazzi, sappiamo sarà bene, del chiamato Giuseppe a Meazza, per i milanisti giocare San Siro. contro Vediamo il i tre arbitri, Lewandowski ragazzi, che che andano sta in campo, tutti quanti i giocatori. rivelando Ragazzi, sono un emozionato di calcio giocare questa aggressivo partita, che sarà una delle più importanti di questa stagione. Intanto, pulsante, ragazzi, sicuro vediamo qui Graziano Pelle che si sta riscaldando con il numero 15. Il Prepariamoci quindi ad assistere a un grande numero più brutto che spettacolo. ci può mai stare, fa degli scatti così, ma deve dirmi inciampare a morire. Che si respira in Con questo tutto rispetto, stadio è stata Graziano, semplicemente assolutamente. Comunque, fantastica. vediamo i tifosi dell'Inter che Sia all'inizio che sventolano le all'inizio, proprie sia bandiere e all'inizio anche che quelli all'inizio, nostri che sia non hanno nessuna bandiera. all'inizio Quindi, che ragazzi, vediamo l'Inter che all'inizio, si schiera con sia Zaniga, Bastoni, De Vrij, Skriniar, all'inizio, Eriksen, Brozovic, Kolarov, João Mario, Candreva in attacco. Luca Cucciari Martinez, ragazzi, che ricordi che Zaniga ha fatto una carriera con il Tottenham, ragazzi, non un portiere stratosferico. Comunque, in porta Neuer per il Bayern Monaco, già lo sappiamo, in difesa Davis, Schürrle, Alaba e Pavard a destra, cartellino giallo per lui. In centrocampo Kimmich e Goretzka, in attacco da sinistra verso destra, Sané, Osimhen, Pelé e Gnabry. Ragazzi, inquadriamo il pallone sotto i piedi di Romelu Lukaku, inizia adesso Lombardia, ma Bayern Monaco. Attenzione ragazzi, sarà calcio di punizione per l'Inter. Scusate, per il Bayern Monaco, scusate, per fallo di Candreva. Di testa la prende Osimhen, un pochino impreciso però. Attenzione! Mamma mia! Ragazzi, comunque come avete visto ho fatto uscire Pelé, ho fatto entrare Lewandowski. Siamo a fine partita, dobbiamo assolutamente fare gol. Attenzione, Schürrle va da Sané. Sané, pensa un cross alla sua terra, lo effettua. Perché ho detto Sané? Stavo per dire Sané, volevo dire Osimhen. Niente da fare ragazzi. Ragazzi, comunque siamo alla fine, agli sgoccioli della partita. E
Sinceramente non è successo quasi niente, mettiamo solamente Lozano, prima punta, e speriamo di fare gol. Comunque, allora abbiamo visto quello di Goresca dentro Lozano che farà una seconda punta aggiuntiva. Comunque, lancio lungo di Handanovic a cercare Lautaro, non lo trova. Allora Alaba, Schule, vada Kimmich, attenzione ragazzi, Kimmich va da Lozano, niente da fare, attenzione però riconquistiamo qua un'altra volta, Politano. Politano, vabbè, Sanchez, Nainggolan, riconquista palla ancora Davis, ragazzi. Ultima azione della partita. Davis, non buttiamo questo pallone. Davis, attenzione, Davis. Davis, Madonna santa, ma perché sei così scemo? Perché sei così scemo, Davis? Fatelo dire con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto, fatelo dire. Comunque, ragazzi, finisce la partita. Come avete visto, non vi ho fatto vedere praticamente niente perché non è successo praticamente niente a parte questo tiro. E raga, sinceramente sono abbastanza dispiaciuto, volevo fare di più e niente, quindi ragazzi ci vediamo direttamente nel menu principale. Ragazzi, allora abbiamo visto la Juventus che ha pareggiato, noi siamo sempre primi con 2 punti di distacco, quindi tra virgolette non è cambiato niente, anche se ripeto potevamo fare molto molto di più. Comunque, prossima partita ragazzi di Coppa Italia contro il Bologna, l'andata del terzo turno, direi di andarle a simulare, di andare a simulare se è andata in Serie A, e poi abbiamo la partita contro il Sassuolo a pochissimi giorni di distanza. Quindi ragazzi, magari facciamo una cosa, taglio mentre simulo queste 2 partite, anzi ve lo metterò velocizzato questo pezzo qui dove simulo queste 2 partite e ci vediamo direttamente nel menu contro il Sassuolo. Ragazzi, allora avete visto la parte velocizzata? Purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia. Lo so che sono stato fermo tipo 2 minuti, 1 minuto, compresa la parte velocizzata. Sono stato completamente fermo e ho avuto problemi con il programma con cui registravo, ragazzi. A vedere se registrava, stava registrando, avevo perso tipo 5 minuti e alla fine sono ripartito molto veloce. Prossima partita, ragazzi, comunque contro il Sassuolo dobbiamo assolutamente vincere per assicurarci un posto, insomma, un primo posto. Ricambiamo ragazzi un'altra volta tutta quanta la formazione e ci vediamo direttamente in campo. Eccoci qui ragazzi, comunque in campo, il momento Sané, il piede, il pallone, scusatemi, è piaciuta tutta quando la parte iniziale perché sono ragazzi questo video gira veramente tantissimo. Comunque, come avevo già detto, il guardo di pallone sotto i piedi di Victor Osimhen, comunque attenzione però subito partiamo noi, Lewandowski, vado Osimhen, vabbè ragazzi, non sto scherzando, anche fuori gioco. Attenzione ragazzi, chi è questo qua? Berardi, attenzione Berardi, attacca ancora lui, attenzione ancora lui, Berardi. Un 1-2, mezzo 1-2, Berardi, attenzione ancora lui, Berardi, Berardi, è infermabile, Berardi, attenzione, 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 il tiro, Super Neuer, cosa ha preso ragazzi, Kimmich, niente da fare, Boga, attenzione, Aucio, chi è questo qua, attenzione, non ne prende, sta palla, per poco, per poco, per poco, per poco. Sarà calcio d'angolo per il Sassuolo, dalla bandierina sempre Berardi, a mettere dentro questo pallone, a cercare Boga, attenzione Boga di testa, Super Neuer ancora per il tiro 1-0 per il Sassuolo. Ragazzi, ci siamo addormentati in fase difensiva e questi sono i risultati, 1-0 per il Sassuolo. Comunque attenzione subito Osimhen, scusate, Sané, Schule, ancora Sané, attenzione ancora Schule, niente da fare, niente proprio da fare. Attenzione ragazzi, Boga va lungo a cercare Ciccio Caputo. Attenzione ragazzi, Caputo, riconquistiamo palla con Davis ragazzi, adesso dobbiamo fare con Davis, contropiede, attenzione Davis, ancora Davis, sempre lui, Davis, la mette dentro, mi sa che era fuori fuori gioco, comunque palla deviata, riconquista palla, il Sassuolo con Daniele Berardi, riconquistiamo palla con Kimmich, Kimmich va da Goresca, Goresca pensa alla bomba da fuori, non la effettua, invece passa a Lewandowski che non riesce ad intercettare questo pallone, ancora Davis, a chi? A chi? A chi? Vabbè ragazzi, comunque avete visto che in presenza avevo fatto un cambio, Müller per Goresca, l'avevo fatto tipo all'80esimo, non l'avevo ancora effettuato perché la palla non è ancora uscita, ragazzi, 91-37, abbiamo finito, sostanzialmente abbiamo perso,
Quando sta su, andiamo subitissimo veloce. Abbiamo perso 1-0 ragazzi in casa, e questa è la cosa che pesa di più. L'abbiamo perso in casa, 1-0 con il Sassuolo. Sono deluso, molto molto deluso. Il Napoli batte l'Inter, la Juventus perde contro la Roma, scivola al secondo posto con un punto di distacco dal Milan, ragazzi. Se dobbiamo vincere lo scudetto, ragazzi, ci dobbiamo dare veramente una mossa. Comunque, prossima partita contro l'Udinese, che vuole andare a sfruttare con tutti i titolari, non me ne frega niente, vinciamo 2-5 e sempre secondi siamo. Ragazzi, non vi preoccupate che il Milan prima o poi un pareggio, almeno un pareggio lo deve fare. Comunque, prossima partita contro la Lazio, ragazzi, questa differenza di quella contro l'Udinese la voglio andare a giocare. Quindi devi ragazzi andare subito in prossima partita. Lo guardiamo lo schema di gioco, se lo guardiamo un attimo. Ragazzi, direi che siamo tutti abbastanza carichi. Quindi queste due sono le divise, queste due sono le formazioni, ragazzi, ci vediamo in campo. Ragazzi, siamo per l'ennesima volta in casa in questo video, dobbiamo assolutamente vincere contro la Lazio per riscaldarci dalle due partite precedenti, non perdiamoci minimamente in chiacchiere ed è già iniziata, ma era Monaco Lazio. Attenzione ragazzi, Davis, vada Sané, attenzione ragazzi, Sané, Sané si gira ancora lui, Sané, vada, lancia Davis sulla fascia, la mette in mezzo, il giocatore del Bayern Monaco, spazzano via, attenzione ragazzi, Biglia mi sa, no, Immobile, Biglia, sì. Cristante mi sa che ho letto. Goresca perde palla sul pressing di Milinkovic-Savic, che ruba la palla come se fosse un bambino. Lazzari, Milinkovic, vada a cercare Immobile, attenzione ragazzi, Immobile, esce Neuer, Neuer, te che è bruttissimo, anche se comunque ha preso il pallone, vediamo se sarà cartellino rosso, infatti è così, cartellino rosso per Neuer, ragazzi, espulso Neuer. Facciamo entrare Newbel al posto di Goreska, che metteremo ovviamente in porta, quindi Newbel ragazzi in porta. Purtroppo è stato espulso Neuer. Calcio di punizione per Lazio con proprio Sergei. Sergei a battere questa punizione. Sergei Milinkovic-Savic! Espulsione e gol. 1-0 per Lazio. Ragazzi, ricomincia il secondo tempo. Correa, scusami, sei stato 2 secondi zitto. Pavard con questa palla, ragazzi, attenzione, Kimmich va lungo a cercare Lewandowski. Lewandowski! Che gol, ragazzi, ma che verticalizzazione di Kimmich. Ed è 1-1. Dai, ragazzi, che non è impossibile recuperare un gol. Attenzione, ragazzi, Radu. Possesso tra virgolette, possesso palla della Lazio. Comunque, attenzione, manda Immobile. Questa è fuori gioco nettissimo, però, Comunque, attenzione, Lulic fermato in tackle da Kimmich, che non riesce neanche a prendere questo pallone. Caicedo, Caicedo, ragazzi, 2-1. Colpo di grazia di questo giocatore spettacolare, ragazzi. Mi piace molto Caicedo, anche se non si direbbe. Comunque, attenzione, un'altra volta, Osimhen. Sì, vabbè, raga, ci mette 2 anni per tirare, 2 anni per passare un pallone. Mi sembra un pochino eccessivo, no? A voi non vi sembra eccessivo? Attenzione, cambia un'altra volta gioco Lazzari, conquista palla Davis, se la rimessa per la Lazio. Raga, la partita è finita. E purtroppo. Cioè, mancano ancora 10 minuti, non avete ancora niente. Comunque, attenzione, Ciro Immobile. Non arriva su questo pallone. Ragazzi, finisce la partita. 2-1 per la Lazio. Vabbè, siamo sempre lì ragazzi, il Milan ha perso, quindi ha pareggiato, scusate, pareggiato, quindi siamo lì. Adesso c'è proprio il big match contro il Milan, ragazzi, come mi sa che avete visto nella copertina, se vinciamo questa partita, anche se non abbiamo vinto sempre, comunque siamo primi. Quindi magari speriamo di vincere questa partita. Comunque ragazzi, queste due sono le divise, anzi no, non è mai vero. Mettiamo la bianca allora e cadere a noi. Quindi ragazzi, queste due sono le divise, queste due sono le formazioni. Ragazzi, ci vediamo in campo. Dobbiamo assolutamente vincere questa partita però, eh. La partita più importante di questo video. Eccoci qui ragazzi, vediamo le squadre che stanno andando in campo con Tatarusanu. No, vabbè, raga, che cringe Tatarusanu sul pezzo. Comunque vediamo il San Siro. Questa volta mi sa che siamo. No, non è questo qua. Ma vuol dire che non ci sto supportando l'avventura. Comunque, ragazzi, non ci interessa. Inizia adesso Milan. Attenzione, ragazzi. Romagnoli. Vada Bennasser. Calabria. Attenzione. Riconquistiamo. Guarda, attenzione, Osimhen. Madonna, che uscita di Tarusciano. Osimhen, ragazzi, che neanche sfrutta l'occasione.
Attenzione, riconquistiamo la Congoresca. Lewandowski, vado a Osimhen, Osimhen, Osimhen nella piazza! Da quando non arrivava un gol bello di questo giocatore. 1-0, dai ragazzi, dai, dobbiamo fare altri, eh. Attenzione ragazzi, Lewandowski si gira, va da Sané, attenzione ragazzi, Sané! Attenzione ragazzi, ancora lui, Sané! Sì, ragazzi! 2-0. Vai! New Bell, la lunga cerca Osimhen, lo trova di testa, Sané, attenzione ragazzi, Sané, niente da fare, perdiamo palla, Calabria, vado a Bennasser, te che l'incredibile di Davis, Sané, vado alto da cercare Lewandowski, ragazzi, niente da fare, finisce la partita, vinciamo 2-0, sono contento, perché la partita era questa, era la partita più importante, anche se non abbiamo vinto sempre, però comunque siamo sempre primi. A quanto pare, meno che qualche squadra ha vinto o ha perso. L'Inter batte 4-0 la Lazio, ragazzi, siamo ancora primi, quindi anche se non abbiamo vinto, anzi abbiamo perso la maggior parte delle volte, comunque siamo sempre primi. Quindi ragazzi, allora, questo video è giunto al termine. Io spero che vi sia piaciuto, abbiamo fatto 4 partite. Se così, mi raccomando, lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina, qui da Mr. Tekel effettivamente è tutto, ciao ragazzi, alla prossima, ciao.